Abbiamo un importante ospite ora in questo momento in onda ed è uno dei gestori del sito pronosticidipiazza.com, Giovanni Verde. Ciao Giovanni, ben ritrovato con Buonasera, buonasera a noi. tutti, ciao Raffaele. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Siamo molto eccitati per questa domenica, ci sono tantissime partite da seguire, quindi viviamo il venerdì di apparente calma per poi tuffarci in un sabato e in una domenica all'insegna del calcio. Eh beh, c'è stato anche un martedì, un mercoledì e un giovedì ricco di calcio, ma per le italiane non è andata benissimo, purtroppo. Sicuramente per l'italiano non è andata alla grande, anzi, però un po' ce la si aspettava, insomma, il crollo della Juve si poteva prevedere. Io sono uno di quelli che il 22 febbraio ha giocato il passaggio del turno della Juve. Ah, caspita. L'ho fatto in modo un po' scaramantico, però io all'89esimo ho detto ai miei amici: tranquilli, la palla è rotonda, fidatevi che la partita può ancora cambiare. Al 91esimo c'è stato il 2-2. La sorpresa è stata la Lazio, sinceramente. Decisamente. C'è stato un crollo davvero di tutta la squadra. Ieri Pioli non è riuscito a schierare una formazione capace di fermare un attimo il 3-5-2 dello Sparta Praga, e 3-0 in casa è pesantissimo. Beh sì, decisamente, una brutta figura per i ragazzi di Pioli che si avviano a un campionato decisamente mesto, ecco, Il loro campionato è praticamente finito. Oggi sono sicuramente sì. scattate le contestazioni, tifosi a colloquio con Tare, insomma, situazioni che un po' tristi e che comunque siamo abituati noi italiani a vedere questo tipo di cose, di scene. Duele dirlo, ma purtroppo è Ecco, così, è purtroppo è così. per questo che adoro la Premier. Ecco. Io è per questo che amo la Premier, perché comunque anche l'affetto dei tifosi nei confronti della squadra lo percepisco in modo differente. La squadra in difficoltà si supporta, non si Sì. fischia e non si fanno scenate come quella di ieri con Candreva al centro dell'Olimpico, che deve chiedere scusa ai tifosi, Ecco, oppure gli insulti razziali rivolti a un nazi. infatti. Ci mancava solo questo, ecco. Esatto, capito? Beh, decisamente un giovedì. Pagine tristi, pagine tristi. Sì, decisamente. Beh, sia nel caso di Koulibaly e nel caso di Onazzi, il razzismo non è assolutamente tollerabile, ma Io neanche. non, per carità, non voglio giustificare, ci mancherebbe altro, Certo. sono comportamenti razzisti e c'è poco da fare. Il problema è che diciamo, nel micromondo Lazio, tutto questo viene fatto per creare problemi all'udito. I tifosi hanno dei problemi nei confronti della società, quindi ogni scusa è buona, compreso fare dei cori veramente vergognosi, in modo tale che la società viene multata e l'udito di tasca sua è costretto a pagare, perché alla fine è questa la motivazione. Poi la voglio lasciare perdere questioni politiche e quant'altro che No, si possono lasciamo coinvolgere perdere. determinati ambienti, però la situazione è questa, insomma, cercano di colpire l'udito e si abbassano fino a questi livelli per colpirlo. Io credo che, beh, consentimi una battuta, lo vogliono colpire, lo dito gioco forza, sì, abbassa, cerca di evitarli in un modo o nell'altro. Caro Giovanni, beh, dal binomio Champions League ed Europa League ci rituffiamo, anche se un poco a malincuore da quanto ho capito, nel nostro campionato italiano. C'è un match interessante, domenica alle 18 fra Napoli e Genoa. Permettimi di dirti una cosa, però, Sì. prima del match delle 18, che sicuramente i tuoi ascoltatori, insomma, sono interessatissimi Assolutamente. a questa partita, c'è un Roma-Inter, mi sembra Ah, sabato beh. sera, e un Toro-Juve alle 15. Quindi, prima di parlare, cioè, il Napoli, come noi, comunque scenderà in campo sapendo il risultato di queste due partite. Potrebbe aumentare la pressione della squadra e quindi magari sentire quel distacco di 6 punti, oppure al contrario, magari se la Juve dovesse inciampare proprio contro il Torino, il Napoli sarebbe costretto a fare il risultato, quindi psicologicamente non giocare allo stesso orario potrebbe, diciamo, portare qualche problema. Io ci credo poco, penso che il Napoli di quest'anno, come il Napoli dell'anno scorso, psicologicamente sono una squadra molto molto solida. Molte volte è successo che il Napoli è andato sotto di un gol, mi ricordo la partita proprio a San Paolo contro il Sassuolo, dopo un minuto il Napoli sotto di un gol. Sappiamo tutti poi come è finita anche quella partita, Esattamente. quindi penso che non potrebbe esserci anche questo fattore, sì, però credo che la squadra sia abbastanza matura da superare questo tipo di difficoltà. Poi sarà una bella partita a San Paolo, il Napoli ancora imbattuto in casa, l'unica squadra in Italia ancora imbattuta
in casa Sappi che con la molti squadra tifosi stanno generale. facendo gli scongiuri, lo sai, no? Stadio, quindi Ah, ok, no, allora, bisogna fare un po' da assolutamente vincere. ritirato. Però sicuramente il Genoa ha bisogno di punti, però penso che comunque nella loro tabella di marcia non sia previsto fare punti a San Paolo. Già ci hanno fermato, insomma, al Ingiustamente. Ferraris con quello 0-0, quindi non penso che anche al ritorno, insomma, faranno di tutto per fermarci. Tutto qui. Lo Anche perché scopriremo poi, solo vivendo, ecco. sì, sicuramente, la palla è rotonda, l'ho detto prima e lo ripeto, il calcio è questo, quindi. Però sicuramente vedremo una bella partita, secondo me. Senti, fra i giocatori più significativi degli azzurri c'è un certo Marek Hamšík, ma ti aspetti un suo gol? Ti aspetti che sia decisivo il capitano? Guarda, io su pronostici di piazza ovviamente scrivo dei pronostici e mi dedico soprattutto a quelli del Napoli. Io Hamsik quest'anno lo vedo veramente favoloso e per domenica sì, potrebbe esserci un suo gol. Insigne del mio stesso paese, di Frattamaggiore, i miei genitori sono di Frattamaggiore, quindi. Benissimo, una rimpatriata in famiglia, ecco, Però diciamo. con lui sono molto severo, sinceramente un gol me lo aspettavo più nella trasferta di Palermo. Per Vero. domenica invece sento più Hamsik. Poi c'è il dubbio di Higuain, dovrebbe esserci in campo, magari partirà dalla panchina, magari non giocherà più di 60 minuti, vedremo, insomma. Però diciamo che l'indiziato numero uno questa volta è Hamsik. E attenzione all'ex però, perché giocano due ex nel Genoa, Zemaili e E Pandev. Goran Pandev, E ecco. questo è pericoloso, perché l'ex Come... deve metterci sempre lo zampino. Mi ricordo la punizione di Calaiò qualche anno fa, che Ma ero allo stadio in quel terribile, caso anch'io. terribile. Quindi Madonna. attenzione un po' agli ex. Ma ex veramente. Beh, ci mancavano soltanto gli Ci mancavano ex, ecco. soltanto loro. Poi Zemaili, sai, è un tipo che può provare, sai, quelle conclusioni dopo un calcio d'angolo, la palla fuori aria, tira, la deviazione, una cosa. Molti gol l'ha fatti così lui. Sì, 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 Quindi sì, sì. magari su qualche palla sporca potrebbe essere pericoloso. Pandev non è più il Pandev che abbiamo visto alla Lazio e Sì, all'Inter. sicuramente. Però il tocco ce l'ha sempre e domenica ha sfiorato in più occasioni il gol contro il Torino. Anche lì era una partita veramente rocambolesca, più 3-2 mi pare sia finita. Sì, Col Genoa non dirlo a tutto noi che incluso. ci avevamo X nelle nostre scommesse di sottoporta. Quindi stavamo. Io là avevo messo 2, quindi Ah, caspita, e allora sono ci è rimasto andata male. a gioia per vedere il ribaltamento di risultato nel primo tempo, insomma. Non ci è andata bene, non ci è andata decisamente No, bene. figuriamoci. Poi sai, io ho questo problema: se faccio i pronostici e non li gioco, escono sempre, ma se mi azzardo a fare una scommessa, escono i risultati più assurdi. Guarda caso, ma è una regola non scritta questa. Io ho beccato il pareggio della Fiorentina contro il Verona, per dirti, e quello del Milan contro il Chievo, due X pesantissime, sia per il campionato che da un punto di vista di scommessa proprio di quota, le ho beccate ma non le ho giocate, quindi Eh se qualcuno ha beh, seguito il pronostico gli andava bene. Io sfortunatamente l'ho perso anche questo. eh beh. Vabbè, ci vuole. In radio non si può Fortuna. dire, ci vorrebbe un poco di. Inizia per C, però qua in radio chiaramente cerchiamo di fare un poco di savoir-faire, un po' di anche fair play, perché no? Siccome anche quella col Genoa è una partita tosta, secondo te c'è un leader in questa squadra? Anche. Fra i panchinari, chi è che potrebbe risolvere questa gara? Abbiamo detto Hamsik, ma voglio aggiungere, ti aspettavi in generale anche per il campionato di più da Mertens e Gabbiadini e anche da qualcun altro? Ora non Guarda, saprei. io parto da questo, mo divento serio. Mi è difficile essere serio, ma adesso divento serio. Secondo me Sarri ha fatto veramente qualcosa di straordinario. Il Napoli sì, è al secondo posto, ma sta dietro a una squadra che non ha una forza della natura, insomma. E l'unica pecca però della gestione Sarri è Gabbiadini, dal mio punto di vista. Per carità, Gabbiadini è avanti di Higuain, che quest'anno ha fatto 27 reti, se non erro. Sono Mi tanti, sono ricordo tanti. che Benitez l'anno scorso, mi pare, disse, riferito al periodo d'oro di Zapata, il problema di Zapata è che è davanti a Higuain, e teniamo presente che l'Higuain dell'anno scorso non è l'Higuain di quest'anno, quindi Infatti. ci sta a tenere poi in panchina Gabbiadini. Però non lo so, non, è l'unico che vedo fuori isolato, non so come dirti, perché poi bene o male tutti quanti hanno avuto le loro occasioni, Maggio, Stengs,
Strinic, Valdifiori, David Lopez, insomma, bene o male hanno giocato in quasi tutti. Quelli che vedo proprio un po' peggio sono il Cadduri e Cabbiatini, e questo mi dispiace perché io Cabbiatini lo ritengo un grandissimo giocatore, secondo me Sono sarebbe comodo d'accordo con con te. moltissime squadre in Italia. E tenerlo un po' lì con pochissimi minuti nelle gambe oppure farlo entrare gli ultimi 5 minuti è un po' triste, ecco. Beh, sì, beh, per carità, non è che Gabbiadini sia stato mai questa cima nei sorrisi, però effettivamente Sì, va però detto sai, anche questo. l'anno scorso era quello che ti risolveva la partita, magari entrava e pescava un po' il coniglio dal cilindro e lo vedevi comunque partecipe, diciamo, al resto della squadra. Sarri ha dei problemi perché nel momento in cui lo schiera, dove lo schiera? Lo schiera al posto di Caleon, sì, però quella fase difensiva che ti fa Caleon non te la fa Gabbiadini e quindi c'è un Assolutamente. problema. Puoi provare un 4-4-2, ma quindi da 30 giornate a 8 dalla fine conviene rivoluzionare una squadra per dare un'opportunità a un giocatore di... Non lo so, è difficilissima come situazione, per carità, da dietro, da fuori, diciamo, non essendo a posto di Sarri può sembrare anche semplice, insomma, però è un peccato, ecco, secondo me è l'unica cosa, è l'unica pecca, l'unico neo di questa stagione. Poi per il resto abbiamo visto, penso che tutti i tifosi napoletani quest'anno si sono divertiti alla Ma grande, anche sicuramente se sì, non sappiamo sicuramente come sì. finirà, però... Senti, ma a proposito di divertimento, beh, tu assieme ad altri tuoi colleghi gestisci appunto questo sito pronosticidipiazza.com, ma io non so se hai o meno diciamo, alcuni pronostici sotto mano, ma ti chiedo in breve, ecco, se appunto hai qualche pillola, qualche imbeccata, ecco, per Qualche dritta, qualche insomma. dritta, bravissimo, per far vincere, ecco, non solo i tuoi utenti, ma anche i nostri, chiaramente. Ne provo a sparare tre, va? Ne Vai. provo a sparare tre. Quella dove proprio mi sento sicuro, quindi gioverò e quindi non uscirà. Quella, insomma, uno secondo me dei risultati più possibili è il segno gol a Sassuolo Udinese. Sassuolo ritrova più o meno Berardi, gioca in casa ha dato fastidio a tantissime squadre e rispetto all'Udinese è una squadra sicuramente migliore. L'Udinese deve per forza fare il risultato, hanno cambiato allenatore ed è veramente una delusione l'Udinese quest'anno. Sicuramente sì. Non... Quindi penso che entrambe le squadre siano portate a farsi male, a farsi gol, più l'Udinese. Però, ripeto, il tasso tecnico in complessivo dei giocatori del Sassuolo è superiore a quello dell'Udinese, quindi potrebbe esserci anche un botta e risposta, ecco, magari un 1-2 da entrambe le parti e segno gol che va subito a segno, ecco. Poi di interessante c'è Torino-Juventus. Io non cerco di essere sempre molto oggettivo, non si direbbe, però cerco di essere sempre molto oggettivo. La Juve ha giocato 120 minuti, ha fatto la trasferta e giocherà alle 15, quindi ha avuto anche poco, diciamo, meno tempo per ritrovare un po' le energie. E ti dirò, secondo me l'1x potrebbe essere un bel azzardo e se Ah, caspita. entra è divertente. È divertente per il campionato, è divertente per tutti quelli che amano questo sport perché si ridà vita a un campionato che la stampa già dà per finito, ma 3 punti non sono nulla, 5 punti mi sembra di distacco con la Roma, no, di più, scusami, 8 punti di distacco con la Roma non sono nulla, si recuperano in 8-9 partite. Certo, che la Sicuramente. Juve vince di 19 partite di fila, quante ne ha vinte, è dura, però... Decisamente. Si potrebbe azzardare l'1x questa domenica. E infine Infine. Milan-Lazio, io direi 1. Anche lì, il Milan ha bisogno di fare risultato, vogliono arrivare in Europa. La Lazio ha finito, praticamente, e quindi anche lì questa tripla ci può stare, secondo me. Quindi 1x gol ricapitoliamo, la Torino. tua tripla con macchia? La macchia dovrebbe essere Torino-Juve. Eh beh, certamente, La macchia dovrebbe essere quella. decisamente sì, decisamente sì. Beh, speriamo che questa macchiettona possa, ecco, Guarda, tu mi diventare provochi però, realtà, ecco. perché io abito a Latina e devi sapere che Pontini e Ciociari non è che si possono vedere più di tanto. Però io ogni anno prendo in simpatia una squadra che si deve salvare. Quest'anno ho preso in simpatia il Frosinone. Ah, Frosinone, caspita.
praticamente da Verona e Carpi ha sempre giocato a calcio, cioè, Sì, sempre vero. giocata contro tutti, senza poi Stellone comunque è un ricordo partenopeo, Vero, ecco. vero, vero, vero. E attenzione che forse Frosinone Fiorentina potrebbe scapparci la maglia, Addirittura. non dico una vittoria del Frosinone, però magari ecco già il gol che è ben pagato. Potrebbe saltare fuori, ecco. Poi perché queste sono squadre chiamate un po' all'ultimo, sono un po' all'ultima spiaggia, cioè il Frosinone Certo, infatti. non può perdere altri punti, poi deve sfruttare il fatto che ci sarà Verona Carpi. È vero. E casomai inciampasse il Carpi, 3 punti li guadagni sul Carpi, che ne sai? Oppure uno solo. La Fiorentina è un po' in crisi, è Sì, detto sì, sì, sì. oggettivamente in crisi. L'ha dimostrato ecco il pareggio effettivamente anche con il Il Verona, poi. Verona proprio, è una squadra, io feci un articolo, l'ho definita come una meravigliosa bolla di sapone, una squadra che ha fatto un gioco stupendo nelle 2 partite con il Napoli, Ecco. cioè, secondo me è stata la massima dimostrazione del nostro calcio, non c'è Juve, Inter, No, Roma, Lazio, quel che volete assolutamente. che tenga, perché sia Napoli, Fiorentina che Fiorentina, Napoli sono state 2 partite meravigliose, Sicuramente sì. però è una squadra estremamente fragile. La vedo così, insomma. E poi c'è anche lì c'è un po' di tensione tra tifosi, dirigenza, hanno dei problemini in difesa, addirittura si vociferava un addio di Sosa già dopo questo primo anno. Anche l'ambiente conta, insomma, i giocatori Sicuramente sì, sì, pensano a sicuramente sì. giocare a calcio, però quello che c'è attorno comunque un po' di influenza. Adesso come se avessero preso coscienza del fatto che arrivare in Champions era un miracolo e tutto il loro mondo si è un po' sgretolato. Ripeto, hanno 5 punti di svantaggio sulla Roma, come la Roma ne ha 5 sul Napoli, come il Napoli ne ha 3 sulla Juventus. Tutto può succedere in 8 partite, ci mancherebbe altro. Però tra, diciamo, le prime 5, insomma, è quella che sta lì un po' per scommessa, no? Beh, così sembra, così sembra, così almeno sta dicendo il terreno verde, almeno così sembra. Giovanni, io prima di ringraziarti e salutarti, ecco, appunto, se hai dei saluti da fare, te li lascio fare. Guarda, sinceramente non mi sento di salutare nessuno. No, è vero. Saluto il buon Francesco Pollastro e quel simpaticone di suo fratello Luca. Napoletanosinasce.com, ricordiamo Sì, anche. napoletanosinasce.com. Ogni tanto scrivo anche quando posso, almeno un articolo a settimana, sto iniziando anche io a scriverlo lì. Sono delle persone fantastiche. E niente, saluto loro e poi ringrazio te per l'ospitata. Quando vorrai, sempre disponibile per chiacchierare di calcio, come vedi, c'è una bella parlantina. E questo ci fa enormemente piacere e immagino voglio salutare anche la tua redazione, no? Se vuoi 2 ore piene entrare in competizione con Tiki-Taka o robe simili, conta su di me. Faremo una grande rimpatriata, dai, una mezza promessa che ti voglio strappare qui in diretta. Poi la studieremo sicuramente con maggiore calma. Immagino chiaramente che tu voglia salutare anche i tuoi colleghi di redazione, di pronostici di piazza. No. Ah, no, e allora no, e allora no, e allora no. Decisamente, Giovanni, io ti ringrazio e buona serata e buon proseguimento con la tua trasmissione. grazie mille per essere intervenuto e buon Salve proseguo a tutti, anche arrivederci.